Allora, mister, come hai detto in settimana, sì, è vero, gli alibi non servono, però alla fine c'era un episodio dubbio, un fallo su Gargiulo inizio partita, un fallo di mano su tiro di Veniro inizio secondo tempo, il clamoroso fallo di Gargiulo, su Gargiulo in pieno recupero e alla fine, per colmo, perdiamo sul rigore. Vabbè, l'arbitro ha deciso così. Non penso tanto quello di Gargiulo, ma il secondo tempo quello di mano era clamoroso. A noi non l'ha dato. Da qua ha detto che ha toccato con la mano il mio difensore. Ha dato rigore, abbiamo perso. Non fa niente, io sono contento perché ho visto una squadra viva, una squadra che ha combattuto, ha creato quattro palle limpide gol, ha fatto due miracoli il loro portiere. Con sei infortunati grandi. Io sono molto contento. Il risultato, se usiamo questa cattiveria, verranno sicuramente. Infatti, proprio questo ti volevo dire, hai parlato pochi giorni fa che volevi una squadra con grinta, cuore e attributi. Sembra che c'erano tutti oggi. Ma questa categoria qua, se non c'è queste tre cose qua, sei retrocesso, sei morto. Non, questa categoria qua così è. E allora io ho cercato di trasmettere tutta la mia grinta. I ragazzi l'hanno sposata in pieno. Hanno fatto una gran partita, non gli posso dire niente, sono andato dentro e ho detto solo bravi. Continuiamo così, cerchiamo di recuperare qualcuno, andiamo a nuocere, andiamoci a giocare la partita. Un cambio netto rispetto alle precedenti partite, la solidità e la compattezza in fase difensiva. Su quali corde hai puntato per un cambiamento così radicale? Nessuna corda, io ho lavorato solo di mente. Ho lavorato mentale, ho detto che era una squadra, è inaudito che una squadra del genere stava là sotto. Era solo che erano spenti dentro, ormai erano abbattuti, si stavano deprimendo e io ho cercato solo di inculcargli la mia mentalità. Non si parte mai sconfitti. Loro oggi hanno fatto una gran partita, hanno fatto possesso palla, hanno creato palle gol, lasciato poco all'avversario. Abbiamo perso su un episodio, pazienza. Oggi è stato l'esordio di Aldo Cacace, un under classe 98. Come ti è sembrato? L'hai messo al centro, poi sugli esterni? È l'unico 98 che avevo indisponibile, dobbiamo migliorare. Lui si vede che non ha mai giocato in prima squadra, è un ragazzino, però purtroppo la regola ci dice di metterlo dentro. Un 98, uno ce l'ho infortunato, un altro in difensore non mi serviva e quindi ho optato su Aldo. Ha fatto una buona partita, dal ragazzo non posso chiedere di più per adesso. Alla fine Francesco Preda, un difensore schierato in attacco al posto di Arcobelli. Le provate proprio tutte fino alla fine per provare in qualunque modo a pareggiare la partita. Non c'ho punte, c'ho le punte tutte infortunate, Arcobelli non ce la faceva più perché ha avuto un risentimento al primo tempo, il ragazzo mi ha detto mister do tutto quando non ce la faccio ti guardo, mi ha guardato e ho messo un difensore, il più alto che avevo per cercare di fare qualche seconda palla, di creare qualche episodio, ci stavamo riuscendo, è stato bravo Giuliano, Munao, è stato bravo due volte, complimenti a lui, ti ripeto, continuiamo su questa strada perché va bene così. E le prossime due ci vedono di fronte alla Nocerina mercoledì in Coppa, poi di nuovo in campionato e poi inizia una serie di partite comunque alla nostra portata nelle quali far punti per risollevarci al più presto da questa situazione di classifica. Sì, vabbè, noi pensiamo alla Nocerina domenica. Mercoledì darà un turno di riposo a quelli che hanno giocato in più, giocheranno i ragazzini e noi la Coppa è un di più. Se facciamo risultato e passiamo il turno va bene, altrimenti pazienza, pensiamo al campionato, noi ci dobbiamo salvare e quindi la settimana sarà impostata tutta sulla Nocerina domenica.